Sono Alberto Rigoni e oggi voglio parlarvi di questo nuovo modello del 2024 della Cort. Si chiama Artisan Space 5. Già negli anni 80 la Cort, sotto licenza Steinberger, aveva prodotto bassi headless, ossia bassi senza la paletta e le meccaniche, ottenendo un enorme successo che ora sta appunto riproponendo. Vediamo le caratteristiche principali. Beh, innanzitutto è leggerissimo, 3,6 kg. È molto bilanciato e il peso così basso è dovuto ovviamente al fatto che manca la paletta con le meccaniche. La cordatura avviene quindi tramite il ponte ed è molto semplice e rimane, come dire, molto duratura, cioè una volta accordato la cordatura rimane per molto tempo, tant'è che classicamente con i bassi, diciamo, con le meccaniche, spesso quando vengono messi nella custodia poi si scordano. Ecco, in questo caso no. Quanto ai legni, abbiamo un corpo interamente in acero che dà molta brillantezza, con un top invece in poplar, cioè pioppo. Quanto invece al manico, è fatto di 7 pezzi. Ben 7 pezzi di noce, acero, acero essiccato e amaranto. La tastiera invece è sempre acero essiccato, il cosiddetto roasted maple, ed è veramente bellissima, anche se forse dal video non si capisce molto. La scala è 34, abbiamo 24 tasti e l'intercorda è 18. Per quanto riguarda l'elettronica, pickup Bartolini MK1, abbiamo un volume che funziona anche da switch, diciamo push-pull attivo e passivo, quindi adesso siamo in modalità sostanzialmente passiva, sollevando. Schiacciando siamo in modalità attiva e si attiva il preamp. Non vi siete accorti della differenza, e questa è una bella cosa, perché l'equalizzatore era tutto in flat. Altra cosa molto interessante di questo basso è il fatto che è installato il sistema 0 fret. Cosa vuol dire? Che c'è un tasto aggiuntivo qui all'inizio, vicino al capotasto, e sostanzialmente in realtà quando si suona una corda a vuoto, la corda suona su questo primo, anzi su questo tasto zero. E questo permette di avere sostanzialmente un volume e un bilanciamento tra le corde sostanzialmente perfetto, ed è una cosa che mi piace moltissimo. Bene,
Iniziamo a sentire un po' come suona il basso, partendo dal pickup al manico, suono molto rock, bello corposo, ma anche molto definito. Tengo a precisare che il si basso è veramente bellissimo. Profondo, ma anche molto brillante. Fantastico. Togliamo i medi, aumentiamo i bassi. Po' meno bassi, un po' più di alti. Molto versatile. Ora entrambi i pickup, suono più morbido con diciamo uno scoop sui medi. Anche qui a me piace molto, soprattutto nelle cose da solista, sulle parti alte del manico. Notare che è molto accessibile il manico fino al 24° tasto. E anche qui tramite l'elettronica possiamo renderlo ancora più versatile, aggiungiamo medi. Togliamo, mettiamo i medi in flat, aggiungiamo bassi, aggiungiamo alti. E pick up al ponte. Possiamo renderlo un po' più corposo con un po' di bassi e un po' di medi. Thank you.
Portiamo bassi in flat, medi in flat, togliamo gli alti. Pick up a manico. Tutti e due pick up. In conclusione, un basso eccellente sia per versatilità, suono, leggerezza, bilanciamento, comodo, piccolo, ma non dimentichiamo che costa 750 euro IVA inclusa in Italia. Grazie a tutti per aver guardato questa recensione e al prossimo basso. Ciao!